sul canale posso portare tutta la formazione gratuita di qualità, che più qualità non si può, ma nulla vi piacerà mai quanto farvi gli affari miei. Ed è proprio per questo che sono qui con un nuovissimo Q&A. Ovviamente ragazzi, scherzo, e anche io mi diverto tantissimo a girare questi video. Quindi ho raccolto un po' di domande su Instagram, e se ancora non mi seguite mi raccomando andatelo a fare, perché lì pubblico tutte le cose che avvengono un po' più nel quotidiano, quindi le mie operazioni, il mio stile di vita, e quando ho qualche idea nuova per YouTube, così come il Q&A in questo caso, vado a raccogliere le domande proprio là. Quindi mi raccomando, seguitemi. Con le domande di oggi andremo a vedere sia cose un po' più personali, ma anche cose poi un po' più tecniche sul trading. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questi video lasciandomi un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanellina delle notifiche, in modo che riceverete tutte le notifiche dei nuovi contenuti, e soprattutto fatemi sapere se volete Q&A più spesso, perché effettivamente accumulo proprio tante domande su Instagram e anche oggi purtroppo non riusciremo a vederle tutte, ma farò del mio meglio magari, se volete, per portarvene di più. Detto questo, cominciamo e partiamo subito con la prima domanda. Ci consigli 3 libri che ti hanno fatto svoltare in questo mondo? Allora, premessa, libri inerenti propriamente al trading, secondo me, di validi non ce ne sono. Quindi i 3 libri di cui vi parlerò adesso sono libri che non sono propriamente inerenti al trading, ma che lo richiamano in qualche modo, diciamo che parlano di tutto quello che è circostante al trading, che per forza di cose poi ci aiuta in questa attività. Dunque, partiamo con il primissimo libro, mio preferito in assoluto, che è Atomic Habits, Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Ho dedicato un intero video a questo libro, ve lo faccio passare qui da qualche parte così che possiate vederlo. Ovviamente tutti i libri che vi cito li vado poi a mettere qua sotto nei link, appunto qua sotto. È un libro secondo me meraviglioso, nonché primo libro sulle abitudini che effettivamente merita. Tutti gli altri che ho letto non mi sono piaciuti, e parla di come diventare ciò che vogliamo diventare, che possa essere atleti, sportivi, persone di successo, trader, imprenditori, investitori. Adesso vi sto facendo degli esempi attraverso appunto la costruzione di piccole abitudini che andremo poi a tenere salde nel tempo, e lui ci spiegherà proprio come fare ciò. È un libro che mi ha dato tanto da riflettere e che dovrei assolutamente rileggere come tutti i grandi libri letti nella mia vita, perché finito ero proprio... bellissimo, veramente bellissimo, uno dei libri più belli in assoluto. Secondo libro è Decidere è una scommessa, è un libro che parla di dati e statistiche, è un libro che mi ha dato una visione veramente assurda sul trading effettivo e pratico e sulle statistiche. Non c'entra niente col trading, è più legato al poker in realtà, e ammetto che descrivervi di cosa parla è parecchio difficile perché parla di tutto. Io aprendolo vedo appunti miei praticamente in ogni pagina, ragazzi. Ogni pagina è pasticciata, troviamo anche, vedete, post-it. Una volta concluso, era il 2021, ho dato una spinta ai miei dati, ho dato un'accelerata al mio backtesting in modo soprattutto furbo e intelligente. Quindi è un libro che vi consiglio, soprattutto se siete già nel pieno del vostro trading e vi state magari approcciando al backtesting o in generale volete migliorarlo. Anche di questo ovviamente ragazzi link qua sotto, come tutti i libri citati, in generale come tutto ciò che citerò eventualmente in questo video. E al terzo posto abbiamo Mentire con le statistiche. Anche questo è un libro che parla principalmente di dati e statistiche e come ci mentono proprio con i dati, quindi tantissime cose che noi sentiamo sono cose false perché utilizzano delle frasi un po' manipolatorie per andare a mentirci nonostante riportino dati esatti. È un libro molto interessante. Rispetto agli altri due che sono legati anche un po' più alla praticità del trading, questo col trading c'entra molto poco, ma mi ha fatto riflettere soprattutto su quella che è la riuscita nel mondo del trading. Anche su questo ho realizzato un video dove poi cito anche delle parti di questo libro, anche questo ve lo faccio passare qua, e ammetto che è un libro che mi ha dato tanto da ragionare, soprattutto per quanto riguarda le statistiche che riportano magari sui broker, sulla appunto percentuale di successo, sulla percentuale di fallimento, e di come questi dati vengano raccolti in modo, sì, corretto, ma poi vengano esposti non in modo propriamente corretto. È sicuramente un libro molto interessante che vi può dare tanto, ma appunto, come detto, non è pratico come gli altri due. Come vedete non ho citato alcun libro di trading effettivo o di grafici o di cose legate ai grafici, perché non trovo utile studiare sui libri queste cose. In generale poi non penso che ci siano libri propriamente validi a riguardo. Ci sono tantissimi altri libri che mi hanno aiutata, ma se devo parlarvi della mia top 3 metto sicuramente loro. Passiamo alla prossima domanda: quanto tempo ci vuole per vivere di trading?
Allora, è un grandissimo dipende. Non c'è una tempistica effettiva, non c'è una tempistica soprattutto valida per tutti. Possono essere necessari 6 mesi come possono essere necessari 6 anni. Ma ancora prima di questo, la cosa su cui voglio portarvi a ragionare è il fatto di vivere di trading. Perché senza andare ad aprire un discorso enorme che magari tratterò qua sul canale, anzi fatemi sapere se siete interessati, ditemelo appunto qua sotto nei commenti. Andare a vivere di trading è passare da quella che può essere la nostra gabbia attuale del nostro lavoro, di qualunque cosa noi facciamo che non ci piace, ha semplicemente una seconda gabbia. Penso che molto spesso l'obiettivo di vivere di trading, solo di trading, sia un obiettivo visto molto con il paraocchi e soprattutto molto alla lontana. Quando man mano ci si avvicina a questo obiettivo, ci si rende conto che non vorremmo mai solo vivere di trading, ma che vorremmo andare a diversificare con altri investimenti, con investimenti, non so, immobiliari, investimenti di lungo periodo, diventare imprenditori in generale. Così il trading diventa un tassello della nostra vita super importante, ma non l'unico. Quindi vivere solo di trading, il tempo per arrivare a questo obiettivo è chiaramente variabile da persona a persona. Penso che più ci si avvicina all'arrivare a questo obiettivo, più ci si rende conto che non è poi quello che si vuole, ma che si vuole costruire. E lo vedo un po' così, un po' un impero. Ecco, questo è il mio ideale di andare a diversificare un po' stile Monopoli, tutte le mie entrate, quello è l'obiettivo principale. Vivere solo di trading, oltre che molto difficile, è un qualcosa di molto variabile e anche di molto inaspettato. I mesi non garantiscono delle entrate costanti, possono esserci mesi negativi, possono anche esserci anni negativi, da tenere in conto questa cosa. Quindi quanto ci vuole per vivere di trading dipende, ma molto probabilmente non è quello che realmente volete. Anche se ad ora è quello che pensate di volere, anche a causa un po' delle pubblicità sbagliate che passano su questa attività, del fatto che vi fanno sempre vedere il trader sulla Lambo da Dubai, ecco, tutte queste cose non sono cose propriamente vere e ci portano spesso ad avere pensieri un po' sbagliati a riguardo. È tutto molto soggettivo, ma il mio consiglio è quello di non puntare sul vivere solo di trading, ma far sì che il trading sia un tassello molto importante della nostra vita perché può letteralmente cambiarcela, letteralmente, ma c'è bisogno che il tutto venga fatto in modo intelligente. Prossima domanda: quando aprirà di nuovo i Cmokers? Voglio partecipare. Allora, ragazzi, per chi non lo sapesse, i Cmokers ha chiuso la possibilità di iscriversi ormai da un po' di mesi a questa parte. Abbiamo preso questa decisione per tenere alta la qualità all'interno della community, per poter dedicare la giusta attenzione ad ogni singolo Cmoker, per portare contenuti sempre di qualità senza avere casini, deliri, perché poi più si cresce, più diventa difficile mantenere la qualità. E quindi sì, abbiamo chiuso da un po' di mesi a questa parte e attualmente abbiamo una lista d'attesa. Quindi per chi si volesse iscrivere vi lascio qua sotto, ragazzi, tutti i link per appunto iscrivervi in lista d'attesa. Dovete rispondere alle varie domande che vi vengono fatte e da lì entrerete appunto in lista d'attesa. Significa che quando poi ci sarà un posto disponibile verrete contattati e insomma questo attualmente è l'unico modo per accedere alla community e credo che rimarrà questo per parecchio tempo. Altra domanda molto interessante: come sei riuscita a non mollare nei momenti di sconforto? È un topic molto difficile da trattare e penso che serva un video a riguardo, anzi questo video qua mi sta dando tanti spunti per tanti altri video. Principalmente facendola molto breve, quello che vi posso dire, io non ho mai tenuto in considerazione la possibilità di fallire, un po' come dice Eminem, no? Però è la verità. Penso di aver sempre avuto la giusta motivazione e soprattutto ho avuto modelli che seguivo, che mi motivavano, che mi facevano venire voglia di dare sempre il massimo, che mi facevano vedere come ce l'avevano fatta e quello che ho sempre pensato è che se ce l'avevano fatta loro avrei potuto farcela anche io. Ho sempre avuto un'autostima abbastanza alta, penso di essere una persona piuttosto intelligente e quindi mi sono sempre detta perché io no, perché io non posso farcela. Questo mi ha sempre motivata e mi ha sempre detto tu ce la farai, non puoi accettare diversamente. Ho avuto momenti di sconforto, sì. Tanti sono stati i momenti. Ho approfittato di quei momenti per capire cosa non stava andando e per migliorarmi sempre di più, ma questi momenti arrivano sempre nella nostra vita, che possa essere con l'allenamento, che possa essere col lavoro, che possa essere con lo studio, con le relazioni personali e via così. Arrivano sempre momenti di sconforto e lì sta a noi decidere se lasciare o continuare. Per me sono sempre stati momenti di svolta, momenti che mi hanno portato a fare massimi sempre più alti, proprio perché per me lasciare non è mai stata un'opzione. Questo è un argomento, secondo me,
molto bello, che se volete che appunto lo tratti con un video specifico fatemelo sapere, perché ho veramente tanto da dire a riguardo. Credo che molti vadano a mollare perché hanno la mentalità sbagliata o seguono modelli sbagliati, oppure magari non sono realmente motivati, non vogliono davvero riuscire in questa attività. Tutto il contrario di quello che è stato il mio percorso. Io volevo riuscire in questa attività, io sarei diventata una trader a tutti i costi. E anche durante i momenti di down, momenti di sconforto, momenti dove si presentavano delle problematiche, ho sempre trovato il modo per andare avanti e per far sì che questi diventassero proprio i miei punti di forza. Prossima domanda: con quale percentuale hai chiuso il mese di ottobre? Avrei dovuto chiudere il mese di ottobre ad un più 5,11% circa, purtroppo l'ho chiuso ad un 2,5 a causa di un errore che ho commesso, perché non ho eseguito un trade che avrei dovuto eseguire. In realtà è un errore mezzo mio, mezzo di spread, quindi l'ho messa un po' a metà fra il broker e me stessa, e purtroppo questo ha fatto sì che non ho portato a casa l'intero risultato che avrei dovuto portare rispetto al mese. Fortunatamente questo novembre sto performando meglio della strategia e quindi riesco un pochettino a compensare. L'importante, ecco, è che teniamo sempre d'occhio quelli che sono i risultati da strategia contro quelli che sono quelli che facciamo noi a causa di errori, sviste, ma anche un po' di fortuna a volte, perché può succedere. Hai mai bruciato un conto? Allora no, non ho mai bruciato un conto in vita mia, neanche all'inizio, anche se non avevo ovviamente le nozioni di money management che ho adesso, ma diciamo che un po' mi ha assistito la fortuna, un po' sono sempre stata, diciamo, propensa a comprendere la gestione del rischio fin da subito, anche se non avevo studiato effettivamente come funzionasse. Quindi no, non ho mai bruciato un conto. Chiaramente ho avuto magari delle perdite un po' più grandi, ho avuto dei drawdown anche un po' più grandi negli anni, ma bruciare conti mai, e soprattutto queste perdite sono poi sempre state recuperate. Su questo mi reputo abbastanza fortunata, ma credo comunque di aver sempre avuto un po' un'impronta propensa a questa tipologia di cose, quindi per me sarebbe stato folle andare a rischiarmi magari tutto il mio conto o parte di questo per arrivare poi a bruciarmi il capitale. Altra domanda super super interessante: dopo quanto backtest posso considerare la mia strategia profittevole? Questa domanda riceverebbe 10.000 risposte diverse, anche perché è una cosa in primis un po' soggettiva, ma soprattutto dipende poi anche tanto dai time frame su cui si opera. In generale, minore il time frame su cui si opera, minore è il lasso temporale di backtesting che ci serve per definirla positiva o negativa. Io, andando ad operare su un 15 minuti, partendo ad analizzare da un grafico daily, vorrei almeno 3 anni per coppia. Ovviamente se la coppia mi è positiva per 2 anni, il terzo può semplicemente andare a o stravolgere il tutto, il che sarebbe interessante, o dar maggior rilevanza ai risultati già trovati. Ma molte volte si trovano situazioni in cui magari una coppia, un cross, un anno è positiva e un anno è negativa. Col terzo anno si va un po', diciamo, a trovare la quadra per capire effettivamente quali sono le performance di questa coppia cross. Quindi secondo me l'ideale sono 3 anni di coppia cross, anche perché ricordiamoci che non bisogna testare la strategia tutta insieme, soprattutto la nostra strategia può essere profittevole su alcune coppie o cross e non esserla su altre. È importante andarsi a costruire la squadra membro per membro, quindi andare a fare 3 anni di una coppia cross, 3 anni di una coppia cross, e man mano costruirci la squadra. Un anno, due, già due meglio, un anno secondo me è troppo poco. Chiaro che se poi operate su un 5 minuti, un 1 minuto, cambia tutto. Così come se operate su un grafico daily o 4 ore, secondo me vi servirà più backtesting per definire quella strategia positiva o meno. Però generalmente i 3 anni per un'operatività su un 15 minuti o un'ora sono ottimi, iniziano ad essere dati già molto interessanti. Altra domanda: perché guadagnavo di più quando avevo meno informazioni? Questa è la domanda che tutti si fanno, soprattutto è quella situazione che tutti sperimentano prima o poi nella loro carriera. Si inizia sempre con l'avere poche informazioni e andar bene, guadagnare, per poi piano piano avere sempre più informazioni e, guarda caso, iniziamo a non guadagnare più, comunque non come prima. Allora, diciamo che più informazioni non sempre vuol dire maggiore qualità appunto di strategia, di esecuzione di trade, eccetera eccetera. Molto spesso più informazioni sono semplicemente un ammasso di informazioni che poi non sappiamo utilizzare e ci portano principalmente in confusione. Questo succede il più delle volte, quindi io studio una cosa, la metto in pratica, tutto sommato mi piace, ne aggiungo un'altra e metto in pratica pure quella, magari non so neanche come farlo nel modo corretto, quindi mi ritrovo a mettere in pratica 2 cose, 3 cose, 10 cose e finisco per mettere in pratica il nulla, perché faccio solo confusione. Secondo me la risposta a questo è che in primis si hanno magari informazioni confuse e non le si sa applicare nel modo corretto. La seconda cosa che mi sento di dire è che less is more, questo sempre, meno in realtà è di più. Molto spesso avere troppo
troppe informazioni, troppe cose alla base di un nostro trading plan, una nostra checklist, non è cosa buona e giusta, perché si rischia di mettere insieme cose che magari fra di loro cozzano, e questo fa sì che magari non si vada neanche a tradare più come prima, si faccia fatica ad entrare in operazione. Banalmente, vi faccio un esempio stupido: decidiamo di usare due medie, la media mobile esponenziale a 50 periodi e la media mobile esponenziale a 200 periodi. Queste due medie a volte ci diranno cose diverse e faremo sì di non eseguire i nostri trade. E magari abbiamo due medie, ma ci rendiamo conto che performiamo molto peggio di quando ne avevamo solo una. Questo perché a volte più informazioni portano a non eseguire, a maggiore confusione, a informazioni diverse, che poi sta al trader saper filtrare, ed è un lavoro molto difficile. Quindi il mio consiglio è quello di: uno, non andare a cercare troppe informazioni soltanto perché pensate di non sapere abbastanza, perché questa è una cosa comune a tanti traders o aspiranti traders, ma non è così, ragazzi, e soprattutto in questo ambito, ma in realtà sempre, l'erba del vicino non è sempre più verde, anzi molto spesso è molto più finta della nostra, e vediamo cose che non sono la realtà, soprattutto per chi magari guarda tanto i social. Fermatevi a ciò che sapete, coltivatelo e mettetelo per bene in pratica, padroneggiatelo, cercate risultati da ciò che già avete. Chiaro che avere delle informazioni è importante ed è necessario, ma non bisogna strafare, perché si rischia per avere troppe cose e poi non sapere cosa farcene. Anni fa ho trovato un'immagine bellissima, spero di ritrovarla, ve la faccio passare qua sullo schermo. Questo è esattamente quello che succede quando si hanno mille informazioni, che poi alla fine non se ne fa nulla. Prima ne avevamo una o due, le usavamo bene, nel modo corretto, erano coerenti, erano logiche fra di loro e col nostro modo di fare. Ora ne abbiamo 10, non sappiamo come usarle, le usiamo male e finisce male, ragazzi, finisce che non riusciamo più a performare. È normalissimo, less is more, sempre. Puntate almeno, ma con più qualità, dategli maggiore attenzione, date maggiore attenzione al dettaglio, ma concentratevi su quelle cose che hanno sempre funzionato per voi, e piuttosto, se volete migliorarle, partite proprio da quelle, non andate ad aggiungere altro. Girare questo video è stato un parto, mi si è scaricata anche l'anima insieme a tutta l'attrezzatura una dopo l'altra, almeno che si fossero scaricati insieme. No! No, ma non importa, perché siamo giunti all'ultima domanda, che poi è quella tra le più importanti secondo me di questo Q&A, ovvero: qualche info sulla tassazione sul trading in Italia? Allora ragazzi, fatemi sapere se volete un video sulla tassazione sul trading, perché c'è non troppo da dire, ma c'è da definire delle cose che purtroppo vengono sempre dette in modo sbagliato e non sono la realtà dei fatti. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando. Questo video vi sto chiedendo un po' di feedback, ma ne varrà la pena con tutti i nuovi contenuti che usciranno. Allora, qualche info però qua ovviamente la do. È molto semplice, si va semplicemente a pagare il 26% sul capital gain. Che cos'è il capital gain? È il guadagno capitale. Quindi se io vado a avere un conto da 1000 euro, alla fine dell'anno chiudo a 1500, io andrò a pagare 26% sui 500 euro di guadagno, ok? E sì ragazzi, dovete pagare anche se non li prelevate, è importantissimo questo, non è che se non li prelevate non pagate, anche se non li prelevate dovete pagare questo 26%. Come farlo? Lo potete far fare al vostro commercialista o potete in autonomia andare a compilare il quadro RW? RT? Mi sembra sia l'RW, ma sto appunto parlando un po' di getto in questo video, ce ne sarà uno molto più specifico. È un pochettino complesso, ma lo si può fare. Questo è fine. Se invece chiudete un anno in perdita, non pagate nulla, però dichiaratelo, ragazzi, perché l'anno successivo, se è in guadagno, dal guadagno dell'anno successivo si toglie la perdita dell'anno precedente e si paga le tasse sull'eccedenza. Se non la dichiarate perché dite tanto una perdita, e poi rischiate la volta dopo di pagare molto di più di quello che dovreste, quindi dichiaratelo, mi raccomando. Anche questo lo fate col vostro commercialista, cosa che vi consiglio, oppure potete farlo in autonomia, ma io soprattutto per le prime volte vi consiglio un commercialista. Questo è, nient'altro, non ci sono altre cose da fare, non è una roba così complessa, però attenzione perché il discorso è molto diverso per il proprietary trading. Lì non si va a dichiarare il capital gain, ma serve una partita IVA. È un discorso totalmente parte, e se volete sapere perché lo approfondirò nel video dedicato alla tassazione. Altra cosa ancora che approfondirò in quel video è la questione conti esteri, perché bisogna dichiarare i conti esteri ai fini di normative di antiriciclaggio e soprattutto si pagano delle tasse se il conto ha una giacenza media che supera cifra X. Se volete sapere tutte queste cose, sapete dove andarmelo a dire. Bene ragazzi, con questo concludiamo questo Q&A, che è stato veramente un travaglio, perché voi vedete forse un video, non so quanto sarà, 20 minuti, 15 minuti, ma io ci ho messo 2 ore e mezza a registrarlo. Per fortuna abbiamo concluso. Ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciando un like, non sapete quanto io lo apprezzo e quanto mi aiuta poi con l'algoritmo, e questo mi porta a fare sempre più video, quindi mi raccomando, datemi il vostro feedback. Ricordatevi di iscrivervi al canale,
attivare la campanellina delle notifiche e dirmi qua sotto nei commenti tutto quello che volete dirmi. Io vi leggo sempre tutti, rispondo alle vostre domande e faccio proprio video poi basati sui feedback che ricevo. Quindi mi raccomando, avete qua sotto modo per chiedermi tutto ciò che volete vedere su questo canale. Alla prossima, ragazzi!